In paese quel ragazzo lo conoscevano tutti. Figlio unico, i suoi genitori l'avevano viziato concedendogli sempre tutto quello che desiderava. Amava la bella vita, le ragazze, i locali notturni, i bei vestiti e le macchine. Lo vedevano sfrecciare per le strade del paese con la sua macchina potente. E poi c'era lui, Giovanni, che di giorno lavorava e la sera studiava per diventare ragioniere. Poi una notte è sparito. Sono Black Praline e racconto storie nere. Vinadio, provincia di Cuneo, novembre 1960. Giovanni Battista Armando, un ragazzo di 27 anni, è responsabile del piccolo ufficio postale del paese. Vive con la madre ottantenne e frequenta un corso serale per diventare ragioniere. Studiare, di sera, dopo il lavoro, gli costa molta fatica, ma ha superato gli esami con grandi sacrifici. Quello è il penultimo anno. Giovanni è un ragazzo molto stimato e ben voluto da tutti, nonostante viva a Vinadio soltanto da 2 anni. È originario della Valgrana. È un ragazzo simpatico, semplice, alla mano. Lunedì 28 novembre 1960 finisce di fare i conti, chiude la cassaforte dell'ufficio postale ed esce insieme alla sua collega Celestina, con la quale si sofferma a chiacchierare ancora un po' sulla piazza, davanti alle poste. Si danno appuntamento per dopo cena. Andranno ad una festa di un amico in comune. Giovanni però a quell'appuntamento non si presenta. Intorno alla mezzanotte, la madre, non vedendolo rientrare, si preoccupa. Prova a cercarlo all'ufficio postale, dove però non c'è nessuno. Giovanni non è un ragazzo che fa tardi la notte. Il mattino del 29 novembre, un passante nota la porta dell'ufficio postale sfondata e chiama i carabinieri. Anche una porta interna è stata sfondata, ma a parte questi segni di effrazione, l'ufficio sembra in ordine. Viene fatto un controllo da parte del direttore provinciale delle poste arrivato da Cuneo e da parte di un ispettore. Dalla cassaforte. Mancano dei soldi, pochi, ma mancano. Le chiavi della cassaforte sono 2. Le ha entrambe Giovanni. A casa del giovane, una di queste 2 chiavi viene ritrovata, custodita nell'armadio della sua camera. L'altra però non si trova e non si trova nemmeno lui. Dalla cassaforte dell'ufficio postale mancano 73.000 lire, delle ricevute di vaglia, un mazzo di assegni in conto corrente già pagati e quindi di nessun valore. Chi ha commesso il furto ha lasciato invece 200.000 lire in francobolli e carte bollate. Intanto Giovanni non si trova. Ma tutti mettono la mano sul fuoco che quel furto non l'abbia commesso lui. Era un ragazzo scrupoloso e leale, Giovanni, dicono. Inoltre, se davvero avesse voluto rubare, lo avrebbe potuto fare 2 giorni prima, quando nella cassaforte c'erano 2 milioni di lire, riscossi da una banca, gli stipendi per gli statali della valle. Quel furto di 73.000 lire non avrebbe avuto alcun senso, se non quello di rovinarsi e perdere un posto di lavoro. Ma dov'è Giovanni? Squadre di volontari lo stanno cercando dappertutto, nei boschi, in montagna. Vengono inviati dei fonogrammi a tutte le stazioni del Piemonte. Si teme che il ragazzo sia stato costretto a consegnare il denaro e che poi qualcuno gli abbia fatto del male. L'anziana madre è disperata. Lo so già. Non rivedrò più mio figlio, me lo hanno portato via. Un giorno lo troveremo morto. Nel frattempo, i carabinieri hanno iniziato ad interrogare tutte le persone che conoscono Giovanni, tutti i suoi amici, tutti i suoi conoscenti. Tra loro c'è Livio, ha 20 anni, vive con i genitori in via Peano 6. Livio Giordano ha un garage accanto alla casa di Giovanni. Racconta di aver visto il ragazzo il 27 novembre, il giorno prima della scomparsa. Il 28 invece era rimasto a casa di un amico e poi era stato in un bar vicino al municipio. Il maresciallo Cornara ascolta le dichiarazioni del ragazzo. Livio Giordano è un ex corridore, è un ciclista. È il figlio del signor Gino, il macellaio di Vinadio. Livio è un gran bel ragazzo. I suoi genitori lo hanno tirato su senza fargli mancare mai niente. Gli elargivano spesso del denaro per soddisfare tutti i suoi desideri,
per permettergli di mantenere uno stile di vita a volte anche al di fuori delle loro possibilità. È molto viziato Livio. Guida in maniera spericolata auto di grossa cilindrata. Passa le sue serate tra cinema, ragazze, locali notturni. Weekend fuori porta. Ama le belle macchine. Ha avuto prima una Aurelia, poi un Alfa 1009. Da un po' di tempo, in seguito alle continue richieste riguardanti l'acquisto di una nuova auto ancora più potente, anche i genitori hanno iniziato a lamentarsi. Il padre, Gino, è arrivato da Saluzzo nel 1940 con la moglie, Anna Lovera, originaria di Borgo San Dalmazzo. Livio è un ragazzo che tutti conoscono come ribelle e arrogante. Certo, aiuta per qualche ora suo padre nella macelleria, ma poi spende tutti i soldi che guadagna. Lo conoscono tutti per la sua spavalderia e anche per la sua irascibilità. Ultimamente i suoi genitori non riescono più a soddisfare le sue continue richieste di denaro. E questo porta a forti scontri. Il padre un giorno lo ha schiaffeggiato. E Livio che cosa ha fatto? È andato dai carabinieri perché voleva denunciare il genitore. In paese si racconta che lo scontro sia poi continuato fuori dalla caserma, dove si dice che il padre lo abbia aspettato brandendo un coltello per l'esasperazione. Dunque i rapporti con la sua famiglia sono tesi e lui vuole sempre più soldi. In caserma, quando viene riconvocato, gli dicono che la persona con cui lui sostiene di aver passato la sera del 28 novembre, un tale Spada, ha negato di averlo visto quella sera. Infatti, dai controlli effettuati la sera del 28 novembre, Giordano si era recato al bar del paese, come aveva detto, ma non a casa del suo amico. Livio viene fermato il pomeriggio del 6 dicembre dai brigadieri Pizzuti e D'Argiola, mentre rientra da Cuneo sull'auto del padre, una 500 che da alcuni giorni, stranamente, aveva iniziato ad usare, lasciando in garage la sua Alfa bicolore. Ed è proprio questo particolare ad aver insospettito le forze dell'ordine. Livio Giordano aveva smesso di usare la sua auto proprio il giorno in cui Giovanni era sparito. Viene dunque nuovamente convocato in caserma e durante un interrogatorio, nonostante la spavalderia, cade in diverse contraddizioni. Ma continua a negare tutto, con un atteggiamento sprezzante. Continua a dire di aver visto il suo amico e poi di essere andato al bar. Continua a dire che lui, Giovanni, non l'ha visto. L'interrogatorio però continua per tutta la notte. A un certo punto gli inquirenti gli mostrano un martello insanguinato che un testimone gli ha visto gettare in un fiume. È solo a quel punto, all'alba, al quinto interrogatorio, che Giordano ammette: «Sì, sono stato io ad ucciderlo. Dai, andiamo, vi porto dove ho nascosto il cadavere». È il pomeriggio del 6 dicembre 1960. I carabinieri arrivano vicino a un canale di scolo del Forte Albertino di Vinadio. Mentre accompagna i carabinieri sul luogo, c'è un fiume in piena e racconta: «Da oltre un mese mi ero messo in testa di ucciderlo. Avevo un gran bisogno di soldi e sapevo che nella cassa dell'ufficio postale verso il 27 o il 28 di tutti i mesi i soldi ci sono. Il 27 era domenica. E allora ho scelto il giorno dopo, conoscendo bene le abitudini di Giovanni. Fermai la mia Alfa 2005 a pochi passi dal garage, che è nell'edificio dell'Albergo Italia, vuoto e disabitato. Armeggiai un po' intorno al motore fino a quando non lo vidi arrivare. Giovanni mi domandò che cosa stessi facendo. Risposi che c'era un guasto e lo pregai di aiutarmi a spingere la macchina nella rimessa. Lui, che era sempre molto gentile, mi aiutò. Una volta nel locale, riaccesi il motore e lo feci girare a pieno regime. Il rumore era assordante. Presi dalla tasca la pistola e gli sparai. Cadde, ma non credo fosse morto. Allora presi una mazza e lo colpii più volte alla testa finché non vidi uscire sangue e cervella». A quel punto, Livio Giordano fruga nelle tasche del povero Giovanni e trova le chiavi della cassaforte, ma non quelle dell'ufficio postale. Quelle della porta non ci sono. Così nasconde il corpo in un ripostiglio, si ripulisce dal sangue e, incredibilmente, torna a casa come se nulla fosse. Intorno alle 20,
giusto in tempo per cenare con i suoi genitori che non notano proprio nulla di strano. Dopo cena, Livio va all'ufficio postale, sfonda la porta e trova quel poco denaro che c'è nella cassaforte. A quel punto, ritorna nel garage. I soldi che avevo trovato non mi bastavano. Perquisì ancora il corpo di Giovanni e nella tasca interna scoprì un fascio di banconote, oltre 300.000 lire. Adesso dovevo far sparire il cadavere. Gli legai i piedi, lo avvolsi in tre sacchi e in un copriletto, lo piegai in due e lo infilai nel portabagagli della macchina. Poi mi avviai verso la fortezza, passando davanti alla caserma. Il forte e i suoi cunicoli mi erano noti fin da ragazzo, ci andavo a giocare. Salii sul piazzale, lì vicino ai bastioni, afferrai il cadavere e me lo misi in spalla. Il mio amico non era molto pesante. Lungo un viottolo, sull'orlo del fossato, giunsi a una botola di scarico delle acque e ce lo buttai dentro. Poi me ne andai. Alle 22:30 mi trovavo già al bar, con una freddezza terrificante. Livio ha avvolto il cadavere del suo amico in tre sacchi e in un copriletto, lo ha piegato in due e lo ha messo nel portabagagli della sua automobile. Arrivato al forte, riesce anche a spostare la pesante lastra di pietra che ricopre l'apertura di un tombino di scarico, facendovi precipitare il corpo del povero Giovanni. Durante il fine settimana successivo al delitto, Livio Giordano fa uno dei suoi viaggi in Svizzera. Gli inquirenti sospettano che si occupi di contrabbando di sigarette. Al ritorno si mostra stupito e dispiaciuto rispetto alla scomparsa del suo amico. Le forze dell'ordine rimangono inorridite di fronte ad un racconto così tremendo e crudo. Le sue parole sono farcite di una tale calma e spavalderia da mettere i brividi. Intanto iniziano i tentativi di recuperare il corpo del povero Giovanni Battista Armando. Ci provano i pompieri che però devono ricorrere all'aiuto di alcuni muratori che con dei martelli pneumatici cercano di allargare il buco di cemento della botola stretta a poche decine di centimetri. Dopodiché un pompiere, assicurato ad una fune, si cala nel cunicolo profondo 6 metri. Il corpo di Giovanni è a testa in giù. Sotto di lui ci sono le sue scarpe, il mazzo dei vaglia e degli assegni. Arriva anche il parroco di Vinadio, Don Marchisio, che benedice quelle povere spoglie. È lui che andrà dalla madre di Giovanni a dirle che suo figlio è stato ritrovato morto. La donna viene così a sapere che Giovanni è stato ucciso, ma il parroco non ha il cuore di dirle il nome dell'assassino perché Livio Giordano era un caro amico di Giovanni e aveva sempre frequentato la sua casa. Erano amici, ma Livio non ha esitato un attimo a ucciderlo e a disfarsi del suo cadavere come fosse un mucchio di stracci, soltanto perché aveva bisogno di soldi, sempre più soldi. Giordano nel pomeriggio viene interrogato nuovamente dal sostituto procuratore Spaziani e poi viene portato in carcere a Cuneo. Intanto in paese tutti parlano di Livio. Se avesse continuato a correre in bicicletta non sarebbe arrivato a tanto. Infatti, Livio, un paio di anni prima, si era cimentato con la maglia di allievo e ci sapeva davvero fare con la bicicletta. È dire che non gli mancava niente. I genitori non vivevano che per lui, figlio unico. Il padre di Livio, la notte in cui suo figlio ha confessato, è passato in preda alla disperazione più volte con la sua 500 per le strade del paese, facendo la spola dalla caserma dei carabinieri a casa, poi verso casa di alcuni amici. Cercava di saperne di più. Voleva sentire smentite le voci che stavano iniziando a correre sul conto del figlio che sembrava aver confessato un delitto tremendo. Dunque, Livio Giordano ha attirato il suo amico in una vera e propria trappola mortale. Quel delitto lo ha premeditato. È stato lui stesso a dirlo agli inquirenti. Da un mese pensava di uccidere Giovanni, da un mese lo frequentava, gli parlava, lo guardava negli occhi, aspettando il momento buono per prenderlo a sprangate e per sparargli. E quando c'era riuscito, aveva raccolto un misero bottino di 73.000 lire. Non capisco che cosa abbia questo maledetto motore, non funziona più, gli aveva detto. Giovanni gli aveva risposto: fa freddo e buio qui fuori.
Ti aiuto a spingere la macchina nel garage. Domani mattina la farai controllare dal meccanico. Poi Livio aveva provato ad avviare nuovamente il motore, che aveva improvvisamente ripreso a rombare. Forse il carburatore. È ingolfato, aveva detto prima di pigiare sull'acceleratore in modo che il motore girasse al massimo con un rumore assordante. Ed è stato proprio quel rumore che ha coperto il colpo di pistola che ha sparato a Giovanni. Un magro bottino, quello trovato da Livio nella cassaforte delle poste. Il 27 quel mese cadeva di domenica, gli stipendi erano stati consegnati 2 giorni prima, il sabato. Livio le abitudini di Giovanni non le conosceva per niente. Giovanni era un uomo alto 1,60 m, piuttosto gracile. Livio, un ragazzo molto robusto e tarchiato. Per lui non era stato un problema piegare in due il cadavere del suo amico e poi nasconderlo nel bagagliaio. Quello che è certo è che Livio ha compiuto un errore. Un paio di giorni prima del ritrovamento del corpo di Giovanni, un contadino lo vede sul greto dell'Ostura in atteggiamento sospetto. L'uomo segnala subito la cosa ai carabinieri, che trovano quel martello insanguinato. La pistola con cui ha sparato, invece, è stata rinvenuta nel garage. Nessun complice. Livio Giordano ci tiene a dire che ha fatto tutto da solo. Venerdì 9 dicembre, il quotidiano La Stampa pubblica delle immagini tremende. Il pianto disperato di Luigi e Anita Giordano, i genitori di Livio, dopo aver appreso che il loro unico figlio è stato arrestato. Sono 2 le famiglie distrutte a Vinadio. Matilda Armando, la mamma di Giovanni, piange, inconsolabile, sostenuta dalle sue figlie. La mamma di Livio le chiede perdono, per lei e per suo figlio. Lo racconta il parroco, Don Michele Marchisio, commosso. È lui che da quando è stato ritrovato il corpo di Giovanni non lascia sole le 2 madri, passando assieme al dottor Vigna dal capezzale di una a quello dell'altra. A Don Michele, Anita Giordano chiede disperata, buttandosi in ginocchio: «Vada dalla madre di Giovanni, le chieda se può perdonare mio figlio per quel che ha fatto e se può perdonare anche me». La risposta della madre di Giovanni è piena di dignità. Io non avrò più pace per il dolore, ma cosa posso fare se non perdonarli? I genitori di Livio sono distrutti. La madre è sedata tutto il giorno. È a letto e ha malapena la forza di parlare, ma continua a ripetere: «Perché lo ha fatto? Quel povero ragazzo era un angelo, mio figlio un mostro. Quando era bambino si era ammalato, perché non è morto allora? Perché?» L'immagine pubblicata dai quotidiani, che mostrano l'anziana madre di Giovanni sorretta da una delle sue figlie, è veramente straziante. È una vecchietta minuta, con gli occhi chiusi, le mani incrociate sul petto, da giorni non mangia, non dorme, non riesce a riprendersi, non fa che singhiozzare. Arrivano alcune indiscrezioni sull'autopsia. Nonostante l'indagine affidata al sostituto procuratore della Repubblica di Cuneo Spaziani sia coperta dal segreto istruttorio. Giovanni Battista Armando, dopo il colpo di pistola al petto, è stato colpito alla testa almeno 6 volte, anche se in realtà le perizie non hanno stabilito se abbia ricevuto prima il colpo di pistola e poi colpi in testa o viceversa. L'ipotesi più probabile però è che Livio abbia prima ferito Giovanni alla testa per tramortirlo al fine di rubargli le chiavi. Dopo aver infierito con altri colpi, ha fatto fuoco. I carabinieri hanno accertato che Livio Giordano, una settimana prima, avesse rubato a Giovanni una delle chiavi dell'ufficio postale, ma la serratura era stata prontamente sostituita. Gli inquirenti sono convinti che Giordano abbia prima ferito Giovanni con 2 mazzate al fine di sottrargli le chiavi della cassaforte e che solo in seguito lo abbia colpito con altre martellate e abbia fatto fuoco. Questo è un aspetto agghiacciante che potrebbe svelare un delitto ancora più feroce. Dopo aver attirato l'amico nel garage, lo colpisce di sorpresa facendogli perdere i sensi. Poi gli lega mani e piedi. Questa è un'indiscrezione che è emersa solo in seguito. Lo trascina nella cantina annessa al garage, gli ruba dalle tasche le chiavi e va in ufficio, dove però non trova la cifra che sperava di trovare. Rientra nel garage e finisce la vittima con altre mazzate e con un colpo di pistola calibro 9, coprendo lo sparo, suonando ripetutamente il clacson.
Ed è proprio quel clacson, un nuovo particolare che emergerebbe in questa storia, che chiarisce la dinamica della vicenda. Alcuni vicini, infatti, hanno raccontato di aver sentito arrivare dal garage di Giordano il suono di un clacson, molto più tardi rispetto all'ora in cui Giordano afferma di aver ucciso Giovanni. Emerge anche il motivo per il quale Livio avesse bisogno di soldi. Racconta che ogni mese doveva pagare una cambiale di 50.000 lire alla persona che gli aveva venduto l'Alfa in cambio della vecchia Aurelia, ma gli inquirenti pensano che stia mentendo. Quella somma non poteva costituire per lui un problema, perché i genitori non gli negavano nulla. Probabilmente i motivi per i quali aveva bisogno di soldi erano ben altri. Sabato 10 dicembre emergono i risultati effettivi dell'autopsia condotta dal professor Portigliatti. Giovanni Battista Armando è stato prima ferito con un colpo d'arma da fuoco, che non fu mortale, e poi preso a sprangate alla testa. I funerali del ragazzo vengono celebrati l'11 di dicembre. Il 28 dicembre arriva a Vinadio il sostituto procuratore Spaziani per interrogare altri testimoni. Sì, perché in paese si è diffusa una voce molto inquietante. Nel luglio del 1958, in seguito ad un'alluvione che aveva causato danni ingenti ai raccolti, c'erano state anche due vittime. Andrea Giordanetto, di 30 anni, scivolato nello Stura, e Paola Susanna Giavelli in Marino, detta Paolina, di 36 anni, madre di tre bambini, caduta misteriosamente nelle acque del torrente Neirassa. Inizialmente la morte della donna era sembrata una disgrazia, ma per mesi il marito aveva cercato di fare delle indagini per conto proprio. Secondo lui, Paolina non era rimasta vittima di un incidente. Qualcuno l'aveva spinta. Quella mattina, dopo aver accompagnato i bambini a scuola, era scesa in paese vendendo un vitello per 180.000 lire. Somma che non è stata trovata nella borsa rinvenuta lungo la strada. Proprio l'aspetto della borsa e del golf abbandonati lungo la strada aveva fatto ipotizzare anche il suicidio, ma il marito non ci sta. È impossibile, dice. Inoltre, rispetto alla vittima dell'alluvione, Andrea Giordanetto, scivolato nella Stura in piena, nel caso della Marino, la strada che la donna avrebbe dovuto percorrere per tornare a casa non era assolutamente pericolosa. Marco Marino, il marito della vittima, ha sempre sostenuto che non sia possibile che sua moglie sia caduta nel torrente Neirassa da sola. Non correva nessun pericolo passando di lì. Ha sempre respinto fortemente ogni ipotesi. Paolina deve essere stata spinta da qualcuno. Se fosse caduta accidentalmente, dice Marco, perché mai avrebbe dovuto lasciare sulla strada la borsa, il golf e persino le uova che doveva vendere al mercato. Quella mattina Paolina era andata in paese a fare compere ed era andata anche in macelleria, nella macelleria dei Giordano. Ma c'è un altro particolare agghiacciante. Qualcuno racconta di aver visto Paolina passeggiare insieme a Livio, ai tempi diciottenne. Qualcuno va dicendo che Livio avrebbe rubato i soldi alla donna per poi gettarla nel torrente. Il fatto che la Marino si fosse recata in macelleria fa sospettare gli inquirenti che forse Livio Giordano avesse notato che la donna aveva con sé una grande somma di denaro al momento in cui aveva pagato la carne che aveva acquistato. Intanto Livio viene difeso dall'avvocato Bertone del Foro di Cuneo. Martedì 17 gennaio 1961 il procuratore della Repubblica di Cuneo lo rinvia a giudizio in corte d'assise. È imputato di omicidio aggravato con rapina, occultamento di cadavere e altri reati minori legati al contrabbando. L'avvocato Bertone chiede una perizia psichiatrica che però viene respinta nella sezione istruttoria. In seguito a questa richiesta ce ne sarà una seconda. Intanto la famiglia di Livio risarcisce i danni materiali all'amministrazione postale. 143.000 lire. La mamma di Giovanni Battista Armando si costituisce parte civile con l'avvocato Leonardo Manneschi. Nel maggio del 1961 Livio Giordano compare davanti alla corte d'assise di Cuneo con l'accusa di omicidio pluriaggravato, con l'aggravante della crudeltà. È accusato anche di occultamento di cadavere. Gli avvocati difensori di Giordano, Toselli e Bertone, si batteranno per la semi-infermità mentale al fine di far evitare l'ergastolo al loro assistito, ma per loro sarà un duro compito, visto la crudeltà del delitto.
Una grande folla è arrivata davanti al tribunale. Più di un centinaio di persone riescono ad accedere all'aula nello spazio riservato al pubblico. Gli altri rimangono fuori, addirittura sulle scale del Palazzo di Giustizia, perché vogliono vedere arrivare il mostro di Vinadio, che arriva, pallido, con un paio di occhiali neri. In aula Livio Giordano si ripara il viso con le mani, non perché sia disperato, ma per sottrarsi ai fotografi. Rimane curvo su di sé e sembra essere del tutto estraneo a quello che accade attorno a lui. Su iniziativa del PM viene contestato a Giordano un altro reato, il furto delle chiavi al direttore Giuseppe Veglia della cassa di risparmio con cui Giordano contava di commettere un furto anche in banca. Viene sentito anche il professor Bergamini che dice: «Al momento del fatto l'imputato era nella piena capacità di intendere e di volere. Gli avvocati difensori speravano almeno nell'attenuante della semi-infermità mentale». Il perito descrive Giordano come dotato di scarso senso affettivo, mancanza d'amore e di socievolezza. È un tipo freddo, cinico, di minima capacità emotiva. Inoltre, le crisi nevrotiche avute in casa e ora in carcere non sono di natura epilettica. Il quadro di tale personalità psicopatologica non scema però la capacità di intendere e di volere. Nel frattempo, i genitori di Giordano offrono 3 milioni di lire alla signora Matilde Armando, madre della vittima, che però quei soldi li rifiuta. Secondo l'avvocato difensore, cadrebbe la premeditazione. Giordano avrebbe sparato al suo amico perché, dopo aver tentato di sfilargli le chiavi, probabilmente era stato minacciato. «Ti denuncio», gli aveva detto Giovanni. Poi, per troncarne i gemiti, lo finì a martellate. La reiterazione dei colpi non comporterebbe inoltre, secondo il difensore, l'aggravante della crudeltà, perché la vittima non era in grado di percepire sofferenza. Come attenuanti contro l'ergastolo, l'avvocato di Giordano usa 3 giustificazioni: il risarcimento offerto alla famiglia di Giovanni, il comportamento di Giordano, che nonostante sia stato dichiarato sano di mente, per il suo legale si comportò come un pazzo. Andò a cena come se nulla fosse, scherzò con gli amici, tenne con sé il martello con cui aveva colpito Giovanni per poi gettarlo, rischiando di essere visto, come infatti accadde. Inoltre, dice, bisogna dargli le attenuanti generiche. Si tratta infatti di un ragazzo mal guidato dalla famiglia, che però si è pentito e chiede una possibilità. Durante l'arringa del difensore, Giordano ha pianto tutto il tempo. Per il PM, però, la pena richiesta, quella dell'ergastolo, è la più giusta. Il dottor Spaziani non si lascia impietosire e dice: «Vi chiedo la rigorosa applicazione della legge. Dando una pena non adeguata, rischiereste di rimettere in libertà un individuo che in futuro, un futuro non lontano, potrebbe ripetere il delitto da lui commesso». Il 10 giugno del 1961 Livio Giordano viene condannato all'ergastolo. La sentenza viene emessa dalla Corte d'Assise di Cuneo dopo 3 ore di camera di consiglio. Giordano è stato riconosciuto colpevole di omicidio premeditato a scopo di rapina, esclusa l'aggravante della particolare crudeltà. La condanna è ergastolo con 6 mesi di isolamento diurno, risarcimento dei danni della parte civile, pagamento di 87 milioni di lire per il reato di contrabbando. L'avvocato difensore Toselli aveva cercato fino all'ultimo, con la sua arringa, di fare appello al senso di giustizia e a quello dell'umanità dei giurati. Il pubblico presente in aula, alla sentenza, applaude. L'imputato è rimasto impassibile, con le mani incrociate, senza tradire nessuna emozione. Quando però ha sentito quella parola, ergastolo, si è coperto il viso con le mani e si è morso un dito. Poi ha detto ai carabinieri: «Finalmente è finita, portatemi via». Livio Giordano, poco dopo, dice qualcosa di spaventoso. Dice che lui non morirà in carcere e aggiunge che si vendicherà di chi lo ha accusato, del PM e dei giornalisti che hanno scritto su di lui. Sabato 7 ottobre 1961, Stampa Sera pubblica un articolo dal titolo agghiacciante: «L'assassino di Vinadio stanotte è fuggito dal carcere di Cuneo». Livio Giordano ha segato le sbarre della sua cella, si è calato dalla finestra raggiungendo un'impalcatura del cantiere edile del vicino palazzo della questura
un edificio vuoto per i lavori in corso. Ha rubato un Alfa Romeo 2000 Spider, targata Cuneo 71439. L'ha rubata in un'auto rimessa vicino alla caserma dei carabinieri. Poi, incredibilmente, si è presentato dai suoi genitori per prendere del denaro. Ha fatto il pieno di benzina ed è ripartito. Giordano è stato riconosciuto dal benzinaio, che racconta: «Erano forse le 2, stavo dormendo quando ho udito un colpo di clacson piuttosto deciso. Mia moglie mi ha detto di non scendere, forse stavano chiamando qualcun altro. Sono passati 2 o 3 minuti e odo bussare alla porta. Questa volta mi alzo. Vado vicino all'uscio, chiedo chi è. Una voce calma mi risponde di venire fuori a fargli il pieno di benzina. Apro, scendo gli scalini e vedo un uomo che mi aspetta con le spalle voltate accanto a un'alfa grigia. Mi avvicino, guardo il cliente e riconosco lui, Livio Giordano. Mi guarda in faccia, mi dice qualcosa che non capisco, io tremo come una foglia. Come Dio vuole, il serbatoio è pieno. E Livio Giordano risale in macchina, gira attorno al distributore. Insomma, non ha detto neanche una parola, non ha pagato e se n'è andato. Il benzinaio è terrorizzato. Ha bisogno di sedersi. Lo conosce bene Livio Giordano, l'assassino di Vinadio. Intanto la moglie, preoccupata perché non lo vede ritornare, chiede al genero di andare a controllare. Il genero del benzinaio si chiama Pino Colantuoni, che scende e trova il suocero seduto su uno scalino con la testa fra le mani. Lo accompagna in casa, gli porge un sorso di cognac e gli domanda che cosa sia successo. Appena si riprende dalla paura, il benzinaio dice: «Era Livio Giordano». Vanno dai carabinieri e la caccia all'evaso inizia. Lo stesso giorno, i giornalisti raggiungono il padre di Livio, che sta lavorando in macelleria. Gli chiedono se abbia visto il figlio. L'uomo risponde di no, ma i cronisti lo incalzano. E anche i carabinieri. Non è possibile che suo figlio sia arrivato fino a qui, rischiando di essere preso soltanto per fare il pieno di benzina. «Io non l'ho visto. Non sapevo che fosse fuggito. Tutto quello che fa lo fa per farsi del male. Forse non lo vedremo mai più». Poi il padre viene messo alle strette dai carabinieri e alla fine ammette che Livio è stato lì e che sì, gli hanno dato dei soldi, ma soltanto 10.000 lire. A confermare quanto accaduto nella notte c'è una vicina di casa, è la signora Casagrande, che durante la notte ha sentito proprio qualcuno bussare alla porta dei Giordano. Livio è disposto veramente a tutto. Probabilmente armato, forse ha parecchio denaro con sé, probabilmente più delle 10.000 lire che il padre dice di avergli dato. Chi lo conosce dirà: si batterà moltissimo prima di farsi prendere. C'è anche la testimonianza del signor Pellegrino, il padrone dell'auto rimessa, dove Giordano ha trovato l'alfa che ha rubato. «Ho visto quell'auto venirmi quasi addosso, ho fatto appena in tempo a scansarmi, proprio per non essere urtato dal parafango anteriore destro, ma non ho avuto il tempo di capire chi fosse al volante». Il 9 ottobre viene ritrovata l'Alfa Romeo rubata al confine della zona del Colle di Tenda. Ormai Livio Giordano è letteralmente circondato. I carabinieri italiani e i gendarmi francesi gli stanno letteralmente con il fiato sul collo. Giordano arriva alla frontiera e riesce a scappare a tutta velocità, facendo perdere le sue tracce. Poi abbandona la macchina e fugge a piedi. La macchina è stata ritrovata non molto distante da Limonetto, località a pochi chilometri dal colle, sulla strada che sale da Limone. L'auto ha 2 ruote in bilico su un burrone. L'11 ottobre Stampa Sera pubblica a caratteri cubitali la scritta: «Catturato». Giordano era entrato nella cascina Bollina in via Fossano, di proprietà della famiglia Picco. A Domenica Picco, la figlia sedicenne dei proprietari, Giordano ha chiesto un bicchiere d'acqua. Mentre beveva, era arrivata l'altra figlia, Giovanna. La ragazza lo ha riconosciuto. Aveva visto la foto di Giordano sui giornali. Giovanna, dopo averlo scrutato per bene, rientra in casa e ricontrolla quel giornale con la fotografia dell'evaso. A quel punto esce da una porta secondaria e corre in municipio a dare l'allarme. Un messo comunale segue Giordano, mentre nel frattempo sono stati avvisati i carabinieri.
Livio è andato in parrocchia per chiedere del curato, don Genesio, che però in quel momento non c'è. Ad accoglierlo c'è la signora Ludovica Genesio, madre del sacerdote, alla quale Giordano si rivolge con estrema gentilezza. Poi entra nell'osteria da Milano, in via Roma, non dall'ingresso però, da una porta laterale, dalla parte del cortile. La titolare se lo vede improvvisamente davanti e lui le chiede: danno anche da mangiare qui? Se vuole aspettare un momento, ho messo al fuoco la pasta asciutta anche per gli altri clienti, sarà pronto fra una decina di minuti. Senta, signora, quanti chilometri ci sono da qui ad Alba? Non saprei dirglielo. È in macchina, in moto? No, sono a piedi. Senta, si sbrighi che ho molta fame e ho fretta. La signora si ritira in cucina. Giordano si siede e poco dopo si sente una brusca frenata. È arrivata una 600 dei carabinieri. Sono le 11:15. Nell'osteria irrompono il tenente di Pasquale e il carabiniere Canu. Sono armati. Giordano si nasconde dietro la porta del retrobottega, ma il tenente gli dice: se ti muovi ti fulmino. Livio risponde: non sono armato, parola d'onore. Alza le mani, la porta si spalanca. Nelle tasche gli trovano 14.000 lire e 32.000 franchi francesi. Giordano viene arrestato senza opporre resistenza. È vestito da contadino, indossa un paio di pantaloni blu di stoffa pesante, una camicia di flanella, degli stivaletti. È in testa un ampio cappello di paglia, vestiti che deve aver rubato, vestiti molto diversi da quelli che è solito indossare. Sua madre, la sera precedente, gli aveva rivolto un appello in televisione affinché andasse a costituirsi. Le parole di Giordano di fronte ai carabinieri sono agghiaccianti. Non importa, fuggirò di nuovo. Giordano, ammanettato, si guarda intorno sorridente. Rivolgendosi a un fotografo, gli dice: vuole anche un mio autografo? Non sono preoccupato, tanto presto o tardi fuggirò di nuovo. La libertà piace a tutti, non è vero? Ha raccontato poi quelli che sarebbero stati i suoi piani. Io volevo andare a Domodossola. Ho un amico lassù, mi avrebbe certo fatto passare in Svizzera senza tanti inconvenienti. Vidi, accanto a un cortile una zappa e un paio di stivaletti di gomma. Lasciai la zappa, presi gli stivaletti, li infilai e cominciai a camminare verso il paese. Avevo bisogno di mangiare, di farmi la barba. Emergono anche alcuni particolari riguardanti l'arresto. Livio è un fiume in piena. Vede, capitano, questa è la lima che mi è servita a limare le sbarre della cella. A Cuneo i detenuti fabbricano penne a sfera. Giordano, un po' per volta, ha raccolto 52 piccole molle delle penne. Mettendole insieme, ne ha ricavato una lunga lima, sottile, e ogni giorno limava quelle sbarre. Durante la sua folle corsa, per tentare di varcare il confine, ad un bivio sbaglia strada, non riesce a capire se si trovi in Francia o ancora in Italia. Ha poca benzina e così abbandona l'automobile. Giordano ha deciso che dovrà andare in Svizzera. Intanto scende a Beguda, una contrada vicino a Borgo San Dalmazzo, dove abita la sua anziana nonna, che lo fa rifocillare e gli offre un giaciglio. Ma i carabinieri sono arrivati fino lì. Giordano li sente arrivare a piedi e incredibilmente salta dal balcone, si aggrappa ai rami di un albero, si cala nell'orto, scavalca il muro e si dà alla campagna. Quando i carabinieri arrivano a casa della nonna, lui è già lontano. Giordano ha vagato a lungo vicino alle rive dello Stura. Racconta: lei, brigadiere, per poco non mi metteva un piede sulla pancia, lo sa? Ma tu dove eri nascosto? Ero in un buco vicino alla strada, coperto di frasche e di foglie di castagno. Avevo solo gli occhi liberi, mi facevo piccino piccino. Tenevo il fiato sospeso per paura che mi sentiste respirare. Ricorda quella fontanella dove lei si è fermato a bere? Bene, proprio a quella fontana avevo bevuto io 5 minuti prima di lei. Giordano viene trasferito alle Nuove di Torino. I genitori vengono a sapere dell'arresto di Livio neanche un'ora dopo. Ho saputo dell'arresto alle 12 e un quarto, in caserma dove il maresciallo mi ha chiamato per farmi firmare un documento. Ho provato un grosso sospiro di sollievo, mi creda. Per noi è una vera e propria liberazione. Ora siamo tranquilli, sappiamo che è al riparo, che è al sicuro da ogni pericolo. Era un grosso tormento per noi saperlo in montagna, esposto
a rischio di essere ucciso da qualche fucilata. Giordano racconta anche della notte in cui il figlio gli è piombato in casa. Io dormivo sodo, non mi sono svegliato. Mia moglie, invece, ecco, Livio ha parlato solo con lei. Meglio che sia finita così, almeno anche all'ergastolo potremmo ancora vederlo qualche volta. Ha commesso quel che ha commesso, ma è pur sempre nostro figlio. La madre di Giordano ha un ultimo pensiero per Giovanni Battista Armando, il ragazzo ucciso dal figlio. Era così bravo. Un bravo giovane, più buono di lui. Non c'era nessuno in paese. Se potessimo farlo tornare in vita, Giovanni, daremmo tutto quello che abbiamo. Livio Giordano viene processato anche per furto d'auto ed evasione. Non mi ribello all'idea della punizione. Io lo so che ho sbagliato, devo pagare, ma il pensiero di trascorrere tutta la vita in carcere, senza alcuna speranza, è diventato un'ossessione. Non riesco ad abituarmi a questa spaventosa prospettiva, è più forte di me. Giordano viene condannato ad altri 2 anni e 4 mesi di carcere, senza la concessione di alcuna attenuante. Nel dicembre del 1961 c'è il ricorso in Corte d'Assise d'Appello. I difensori di Giordano punteranno sulla concessione delle attenuanti generiche per ottenere la riduzione della pena a 30 anni. Lunedì 18 dicembre la Corte d'Assise d'Appello di Torino, in meno di mezz'ora, emette la sentenza. Livio Giordano viene condannato all'ergastolo. La Corte d'Assise d'Appello di Torino lo conferma dunque. Merita l'ergastolo. Non ha diritto ad alcuna attenuante, il suo ricorso è pressoché infondato. La sentenza è stata letta dal presidente dottor Ottello alle 18:30, in un silenzio rotto soltanto dai singhiozzi della madre di Giordano. Durante l'udienza, Livio ha anche pianto, ma ha colto la sentenza senza battere ciglio, poi ha stretto la mano ai suoi legali e si è fatto ammanettare. Ha confessato, è vero, ma soltanto al sesto interrogatorio, quando ormai contro di lui c'erano prove inconfutabili. Durante il primo processo aveva tentato un'incredibile ritrattazione. Io volevo derubarlo, Giovanni, non ucciderlo. L'ho colpito solo perché mi ha sorpreso minacciandomi di denunciarmi. Oltre all'ergastolo, Giordano è stato condannato a 6 mesi di isolamento diurno, a 86 milioni di lire di multa per contrabbando, al pagamento dei danni nei confronti dei familiari della vittima costituitasi parte civile, col patrocinio degli avvocati Manneschi e Berardengo. La cifra di 3 milioni, offerta dal padre dell'omicida, è stata ritenuta dai giudici insufficiente. Nel giugno del 1963, Giordano si trova in carcere a Viterbo e dichiara di volersi sposare. La sua futura moglie si chiama Anna Maria Pastore. È una ragazza di Foggia, trasferitasi a Vinadio da 1 anno e mezzo, che dice di aver avuto un colpo di fulmine per quello che i giudici hanno definito un ragazzo senza cuore. Anna Maria si è trasferita a Vinadio e ha confermato ai suoi genitori la sua intenzione di sposare un ergastolano. I suoi l'hanno presa malissimo. Lo aveva visto in televisione il giorno in cui era stato arrestato, così spavaldo e sorridente, e se n'era innamorata. Anna Maria ha lasciato il fidanzato, che lei stessa definiva laureato, bello e con un sicuro avvenire. L'ho lasciato perché non ero più innamorata di lui. La donna chiede e ottiene di vedere Livio e nel dicembre del 61 gli viene concesso di incontrarlo alle Nuove di Torino, dove gli manifesta il suo sentimento. Livio subito non è convinto, ma poi iniziano a scriversi quotidianamente. Anna Maria tutti i giorni va a casa dei suoi futuri suoceri e spesso va a far visita a Livio, a Viterbo, sempre accompagnata da sua suocera che chiama mamma. La ragazza racconta ai giornalisti: «Dapprima Livio non mi voleva, ma ora si è convinto che il mio sentimento è sincero, che non sono animata da secondi fini, che sono pienamente cosciente delle mie azioni e dei miei propositi. Lo so che Livio ha commesso un delitto orrendo, ma so anche che è amaramente pentito». L'11 giugno del 1963, nel comune di Vinadio, sono state esposte le pubblicazioni di matrimonio. E il 1964, il 25 febbraio, viene pubblicata un'intervista alla moglie dell'ergastolano, che dice: «Ciò che desidero di più al mondo è un figlio». Il suo desiderio per il momento però è irrealizzabile. Da quando Giordano è stato trasferito a Viterbo, Anna Maria l'ha incontrato soltanto 5 volte, soltanto per pochissime ore.
Anche il matrimonio è stato celebrato nella cappella del penitenziario, alla presenza di pochi testimoni. I genitori della ragazza si sono sempre detti contrari e non si sono presentati. Con Livio ci scriviamo tutti i giorni. Ho già ricevuto più di 1200 lettere da quando lo conosco e il pensiero dei figli che forse non potremo mai avere è ricorrente nel nostro epistolario. I bambini piacciono tanto a Livio. Chiunque in paese può confermarlo, guidava come un pazzo, ma poi era capace di circolare a passo d'uomo per portare in macchina i suoi piccoli amici. Vorrei potergli dare almeno un figlio suo. Achille invita alla prudenza. Anna Maria risponde: «Cosa vuole? Sono una donna innamorata». È il 28 maggio del 1965. La Suprema Corte di Cassazione, dopo una breve riunione, si oppone all'accoglimento dell'istanza dei difensori che avevano invocato le attenuanti generiche per ridurre la pena a 30 anni. «Quel crimine non merita alcuna pietà», dice il procuratore generale. «Giordano può sperare nella grazia non prima di aver scontato 20 anni di carcere». Anche la Cassazione ha dunque confermato la condanna all'ergastolo, nonostante la battaglia dell'avvocato Filippo Ungaro. Domenica 20 giugno 1965 la stampa pubblica un'intervista a Livio Giordano. L'inviato del quotidiano lo ha raggiunto nel carcere di Porto Azzurro. Queste sono le sue parole. «Il mio delitto è stato spietato e disumano. Adesso mi rendo conto che devo pagare il suo prezzo. Sa come succede. Fino al 28 maggio sperai di poter subire un nuovo processo e avere con le attenuanti una condanna a 30 anni. Ci si illude qui dentro, sembra che 3 decenni siano sopportabili perché in fondo alla lunghissima strada si vede con la fantasia un cancello che si apre, magari dietro la libertà. Adesso io ho 25 anni. Fui arrestato il 16 dicembre del 1960. Sarei tornato un uomo libero a 50 anni nel 1990. E invece hanno scritto al posto della data della fine della pena la parola mai. La speranza si è dissolta. Davanti a me non c'è che una serie interminabile di anni. Intendiamoci, anche prima che la mia condanna divenisse irrevocabile non mi facevo illusioni, sapevo di non meritare misericordia, anche se quando successe il fatto io avevo soltanto 20 anni. Lo speravo, sa come accade. Anche adesso spero di non finire i miei giorni qua dentro. Il direttore del carcere dice che il carcere perpetuo finirà per essere abolito e questo luogo non sarà più il sepolcro dei vivi. C'è poi la liberazione condizionale per quelli che dopo 28 anni abbiano mostrato di ravvedersi. Tuttavia, questi sono giorni duri. Bisogna adattarsi all'idea della perdita della libertà per un tempo che è incalcolabile. Io non ci riesco, soprattutto per via di mia moglie. Ci sposammo nella cappella del carcere di Santa Maria in Gradi, a Viterbo, l'8 luglio del 63. Una cerimonia senza pretese alla quale seguì un lungo colloquio con mia moglie. E mi chiedo ancora perché Anna Maria abbia voluto unire la sua sorte alla mia. Cominciammo a scriverci. Si stabilì fra noi un rapporto affettivo profondo. Poi mia moglie andò a Vinadio, si mise a vivere nella casa di mio padre e di mia madre e li aiutò a sopportare tante tribolazioni. Le sono molto affezionato, soprattutto per questa sua abnegazione. Ogni 2 mesi viene a trovarmi, il viaggio è lungo, complicato e costoso. I miei genitori non possono chiudere il negozio nemmeno di domenica. Allora Anna Maria giunge qui una volta col babbo e un'altra volta con la mamma. L'ultima volta che ci siamo visti è stato il 1° maggio. Restiamo parecchie ore nella sala dei colloqui. L'ha vista quella sala con i tavoli rossi e le sedie tubolari? Come ce ne sono anche al bar del mio paese. La Cassazione non aveva ancora respinto il mio ricorso. Riuscimmo a parlare dell'avvenire, a fare progetti per quando sarei uscito, magari fra 30 anni. Adesso non so quando Anna Maria tornerà. Vuole sapere perché uccisi e rapinai il mio amico? Adesso, dopo 5 anni, così a mente fredda, io non saprei spiegarglielo. Aberrazione di gioventù, smania di poter disporre di una manciata di denaro, bramosia di donne e di divertimenti. Poi le altre tentazioni, l'invidia per gli amici che stavano meglio di me e potevano godersi la vita. E invece eccola adesso la vita. È quella donna, mia moglie, che si è sacrificata per me. Ha fatto il contrario di quello che si tenta di attuare con il progetto del divorzio. Bisognerebbe sollevare dal vincolo matrimoniale il coniuge di chi è condannato all'ergastolo, di chi si è dichiarato malato di mente inguaribile. Invece noi
Non penso ad una nuova evasione, ne sento su di me il continuo sospetto che mi amareggiava a Viterbo. Mi dicevano: chi è evaso una volta tornerà a fuggire. Qui invece mi hanno messo a trasportare la biancheria dei detenuti dai reparti alla lavanderia e viceversa, quindi giro un po' dappertutto, sto molte ore all'aria aperta. Scambio quattro chiacchiere con questo, con quello. Tutti mi chiedono di mia moglie, del mio incredibile matrimonio. A Viterbo ero tagliatore di berretti, quelli degli agenti di custodia. Se mi assegnano un lavoro del genere, resterò bloccato tutta la giornata in una stanza, allora veramente addio libertà. Dica ai miei familiari che sto bene, che cerco di farmi coraggio, come mi hanno scritto gli avvocati Filippo Ungaro e Gaetano Toselli, che mi difesero, ma non gli ho mai risposto. Non mi piace tenere corrispondenza col mondo esterno, io scrivo soltanto a mia moglie, tutti i giorni. Per passare il tempo le ho chiesto di spedirmi una scatola di kits. Sono modellini di navi da costruire con la colla, pezzo per pezzo. È sceso il sipario sulla mia storia, adesso bisogna sganciarsi dalla vecchia vita e dai ricordi, senza rinunciare alla speranza. Mi vuole fotografare? Faccia pure. Così la gente vedrà che almeno fisicamente non sono un mostro, il mostro di Vinadio. Lunedì 27 novembre 1967, Stampa Sera pubblica un'altra intervista alla moglie dell'ergastolano. Senza neppure vedermi hanno scritto che cerco della facile pubblicità, che voglio addirittura fare l'attrice. Ah, perfino che mi faccio pagare per raccontare la mia storia, non è affatto vero. E lei può esserne testimone. Rivolsi, come saprete, una supplica al Presidente della Repubblica per avere un figlio da mio marito, ma sto attendendo ancora una sua risposta. Non mi faccio però illusioni, mi rendo perfettamente conto di aver presentato una richiesta che ha urtato la suscettibilità di molti ben pensanti. Diversi però mi hanno anche scritto per esprimere comprensione, per inviarmi parole di augurio. Colgo l'occasione per ringraziare gli uni e gli altri. Sia ben chiaro che non combatto questa battaglia nel mio esclusivo interesse. Ci sono in Italia tante spose nella mia situazione, mogli di ergastolani che invecchiano sperando di poter rivedere un giorno i loro mariti. Livio ha commesso un delitto orribile, lo so. Anche lui lo sa, credetemi. Darebbe volentieri la sua vita per non aver fatto quello che ha fatto, ma allora aveva solo 20 anni, la follia di un momento lo ha travolto e ne ha fatto un assassino. Sono trascorsi ormai 7 anni, Livio oggi è pentito e rassegnato, è convinto di dover pagare il male che ha fatto. Ma perché dirgli: tu non sei più un uomo, ma solamente un numero? Perché dirgli: tu non hai più diritto ad avere gli istinti naturali come tutti gli esseri umani? Mio marito ha diritto ad essere un uomo. Livio è all'inferno, anche se ogni giorno chiede perdono a Dio per il male che ha fatto. A quelli che mi condannano io rivolgo soltanto una preghiera. Abbiate un po' di pietà. Non vi chiedo di capire il mio comportamento, ma solo di avere della comprensione, anzi vorrei di più, dimenticateci. A 7 anni dall'omicidio di Giovanni Battista Armando, il 10 gennaio del 1968, la madre del ragazzo cita in tribunale i genitori di Giordano. La famiglia di Giovanni non ha mai ricevuto una lira dal risarcimento fissato dai giudici. La signora Matilde Bernardi, madre del ragazzo ucciso, assistita dagli avvocati Leonardo Manneschi e Giorgio Podino, chiede che il risarcimento per la morte di suo figlio le venga consegnato. Livio Giordano risulta nullatenente. I genitori sono stati citati nella duplice veste di genitori e di tutori del figlio, che è interdetto legalmente in quanto condannato all'ergastolo. La parte civile sostiene che, non volendo o non potendo Livio Giordano pagare i danni arrecati con il suo delitto, il tribunale doveva condannare il padre e la madre in quanto sono responsabili civili. La macelleria del padre di Giordano e qualche appezzamento di terra sono tutto ciò che resta ai genitori dell'assassino per indennizzare la madre e le sorelle della vittima. I genitori di Giordano non hanno più una lira, hanno speso tutto nel tentativo di strappare il figlio all'ergastolo. L'avvocato Gaetano Toselli spiega che le capacità finanziarie dei Giordano siano state definitivamente compromesse. Il legale ha inoltre chiesto per Giordano il trasferimento nel carcere di Alessandria o in quello di Saluzzo. Nel 1973 succede qualcosa. Anna Maria, ora 35enne, moglie dell'ergastolano, litiga in maniera brutale con i suoi suoceri. Poi va via da Vinadio.
Nell'agosto del 78 la moglie di Giordano decide di annullare il matrimonio e lei stessa a parlare ai giornalisti di questa decisione. «È stata una pazzia la mia. Oggi mi chiedo perché l'ho fatto, non sono una mitomane, non lo ero neppure quando avevo 25 anni. È stato un colpo di fulmine, l'ho sposato, ma adesso basta, voglio rifarmi una vita. E mi nascondo, temo che la gente sappia chi sono, perché di una cosa devo vergognarmi, della mia incoerenza. Ho illuso un uomo condannato all'ergastolo. Ho resistito 10 anni, poi mi sono arresa. Non mi do pace per la pazzia che ho fatto. Quel negozio dei genitori di Livio dove ho lavorato per anni era un incubo. Lo spazio mi diventava sempre più stretto. La gente, anche i turisti francesi, entrava più per vedere me, la sposa dell'ergastolano, che per acquistare qualcosa. Come se fossi un fenomeno da baraccone. A Vinadio raccontano che un uomo sposato, molto importante, con figli, si sia innamorato, corrisposto, di Anna Maria, quando lavorava nel negozio dei coniugi Giordano. Quando lo seppe la moglie di lui, lo seppero anche i genitori di Livio. La moglie lo perdonò, imponendogli però di trasferirsi in un'altra città. Anna Maria invece continuò a litigare con i suoi suoceri fino a quel giorno in cui Gino Giordano uscì in paese col volto segnato dai graffi della nuora. Anna Maria ha scritto a Livio l'ultima volta, 3 anni prima, dicendogli che voleva incontrarlo, ma lui non le ha mai risposto. È il 1 aprile del 1987, Stampasera titola «Graziato l'ergastolano di Vinadio». Livio Giordano ha 47 anni. Il presidente Francesco Cossiga gli concede la grazia. Le sorelle di Giovanni Battista Armando, appresa la notizia, hanno dichiarato di aver concesso il loro perdono a controvoglia. Per chiudere una storia che ci ha fatto molto soffrire. Abbiamo firmato, sì, abbiamo dato il nostro consenso alla concessione della grazia, ma lo abbiamo fatto per chiudere definitivamente questa questione legale che si sta trascinando da troppo tempo. Lucia Armando, una delle 3 sorelle del povero Giovanni, racconta un particolare legato alla madre, quella povera donna che tanto aveva sofferto per la morte del suo unico figlio maschio. Mia madre ha sempre pregato perché il Signore perdonasse l'assassino di suo figlio e gli desse la pace spirituale. Ma se penso alla crudeltà che quel disgraziato ha avuto nei confronti di mio fratello, resta difficile provare pietà per lui. Amici non ne merita, perché è stato un vero traditore. Ha tradito la fiducia e l'amicizia di mio fratello. Non voglio dire che abbiamo fatto male a concedergli la libertà, ma senza dubbio oggi la giustizia è troppo clemente nei confronti di chi uccide, di chi fa del male al prossimo. Comunque io ho fiducia nella giustizia divina. Livio ha scritto una lettera alle sorelle di Giovanni. Lucia abita a Cuneo, Giorgetta a Caraglio. Emma è rimasta in Valgrana, nel paese originario della famiglia. Lucia dice: «Incontrarlo per me sarebbe peggio che ricevere una pugnalata al cuore. È stato troppo crudele con Giovanni, questo io non posso dimenticarlo». Giordano non ha mai saldato il conto materiale con la famiglia di Giovanni. Nonostante quel risarcimento previsto dalla legge, non abbiamo mai ricevuto nulla. Solo briciole, anche se dei soldi non ci importa niente perché non ci restituiscono certo nostro fratello. Livio Giordano aveva già ottenuto dei permessi per uscire dal carcere. Ad aspettarlo fuori c'è soltanto l'anziana madre. È il 2018. Livio Giordano muore nel sonno nella sua casa di Vinadio. Ha quasi 80 anni. Di Giovanni Battista Armando resta una lapide di fronte alla botola in cui il suo migliore amico lo ha buttato, come se fosse un sacco della spazzatura, per poche migliaia di lire.